Intanto buongiorno a tutti. Questo appuntamento ogni tanto cerco di rinnovarlo per chi segue il mio canale, perché volevo in qualche modo ringraziarvi, visto la tappa in cui siamo arrivati, voi ed io, in questo viaggio, come abbiamo detto, 7.500 iscritti superati. Io sono molto contento perché in gennaio dell'anno scorso festeggiavo, e mi sembrava già un evento per questo canale, 1.500 iscritti. Quindi, insomma, adesso siamo in 7.500 e più o meno 7.000 persone cliccano su un video di questo canale ogni giorno. E quindi un bel risultato, secondo me, insomma, un risultato che va anche portato avanti. È molto importante il contributo che ricevo da voi attraverso i vostri commenti, che per lo più sono lusinghieri, insomma, a parte qualcuno, insomma, che adesso fa qualche osservazione così, un pochino la voce da prete, ma insomma, a parte che non la ritengo un'offesa, ci sono certi testi che vanno anche, che hanno un contenuto mistico, spirituale, insomma. Come può essere Gibran, il profeta, insomma, no? Secondo me vanno anche letti con un'intonazione di un certo tipo. Nel senso che è importante sentire un testo e quindi avere anche un'elasticità che si muova e che vada incontro al carattere del testo, insomma, non leggere tutto con lo stesso tono di voce, io questo cerco di farlo, insomma, no? Quindi se ci sono dei testi che richiamano la voce da prete, io farò anche la voce da prete, non è un problema. Però molti di voi, diciamo almeno il rapporto di 10 a 1, commentano positivamente questo canale, anzi molti sono commenti gratificanti, nel senso che sono arrivati a scoprire determinate cose che altrimenti non avrebbero scoperte, sono arrivati ad appassionarsi a determinati testi che altrimenti appunto non avrebbero conosciuto, dicono di essere condotti all'interno del testo e quindi di sentirlo come proprio. E poi, insomma, c'è questa possibilità un po' di spaziare, perché ormai sono state tentate varie direzioni, insomma, no? Sono stati percorsi vari itinerari. E allora questo mi fa piacere, insomma. Da questo punto di vista, sono stato un po' tentato e sto facendo un lavoro che è quello di creare un sito in cui siano contenuti la gran parte, perlomeno, dei libri completi o dei racconti lunghi, insomma, completi, integrali, attraverso il quale voi possiate entrare direttamente poi nella lettura, cioè un sito che sia come una libreria che contenga i vari libri e quindi voi vedrete le copertine dei vari libri. Con il vantaggio che poi cliccando sulla copertina di questi libri potrete collegarvi direttamente al canale di YouTube o a qualche altro canale dove possano essere postati questi libri e poterne ascoltare direttamente la lettura integrale, senza altri passaggi, insomma. E questo sito sarà un luogo nostro, diciamo così, no? Un luogo in cui sia possibile poi scambiare delle informazioni, delle impressioni, dove potrete leggere vari commenti che sono stati fatti su questo canale e dove voi potrete anche commentare. Quindi questo sito comprenderà letture e saranno suddivise, insomma, fatte da me, e ho scoperto che sono parecchie, insomma, anche quelle di testi integrali, soprattutto in questi ultimi 2 anni. E poi ci saranno letture fatte da altri. Poi ci sarà anche una pagina dedicata
alle letture che farò, che ho fatto e che farò rispetto a testi di autori non conosciuti, insomma, di autori chiamiamoli esordienti. E da questo punto di vista c'è anche la mia disponibilità, qualcuno me l'ha chiesto, l'ho fatto e la cosa poi è stata di gradimento, insomma, quella cioè di leggere dei testi, poesie, racconti, anche romanzi brevi, no? Non datemi romanzi lunghi che impegnino giornate, ma se qualcuno di voi ha il piacere di scrivere e trova utile per sé, insomma, farsi leggere, sentire letto da me, in questo caso, insomma, il suo testo, ci sarà questa possibilità, insomma. E poi ci sarà appunto in questo sito una pagina dedicata con le relative copertine, dedicata alle letture che saranno raggiungibili cliccando sempre, insomma, saranno raggiungibili. Per cui c'era anche uno spazio da dedicare ad autori che non sono noti, che sono esordienti. E la cosa mi sembra anche utile, interessante, insomma. E poi ci saranno anche altre novità, insomma, in questo sito. Sarà un luogo, io cerco di farlo, cercherò di farlo abbastanza articolato e soprattutto di aggiornarlo, nel senso che la produzione ormai è abbastanza quotidiana, cioè quasi ogni giorno posto una lettura, anche di più di solito, troppe forse. Allora, in questo sito magari ci sarà una selezione delle letture più interessanti, più importanti, anche più, diciamo, più lunghe, più consistenti dal punto di vista anche della corposità, della mole. E quindi da questo potrete accedere, poi ci sarà un link che vi porterà anche direttamente al canale di YouTube dove potrete trovare anche le altre cose. Ci sarà una pagina anche di istruzioni in modo tale da imparare anche a navigare su un canale che è diventato per forza complesso come il mio, perché ci sono più di 5.000 video, insomma, no? E quindi su questi 5.000, poi, come in ogni cosa, quando si fa qualcosa, si comincia da zero, man mano che si va avanti, un po' si impara, un po' si migliora anche, insomma, e soprattutto quando si parte senza una scuola, una formazione alle spalle, insomma, no? Quindi, diciamo, i video più recenti, almeno secondo me, sono migliori dei video iniziali, se non altro anche per una qualità audio, insomma, che cerco di migliorare nell'ambito delle mie possibilità. Ecco, perché qual è la specificità del mio canale? Insomma, che è tutto fatto in maniera artigianale. Insomma, fino adesso ho fatto tutto da me. Quindi fatto da me in casa con un piccolo microfonino, insomma un Tascam portatile che tengo accanto al computer, come vedete, insomma, in una stanza della casa. Casa che è un piccolo condominio in cui si sente tutto. E allora, diciamo, succede che c'è continuamente il rumore della lavatrice, di quella di sopra, che centrifuga sempre a determinate ore, il cane dei vicini, i bambini che arrivano da scuola, la gente che parla sulle scale, poi come dire, tutti quelli che coltivano il giardino, quindi tutte le macchine che passano. I rumori sono veramente tanti. Quando si fa questa cosa c'è bisogno di silenzio, si sentono ed entrano nel microfono, e soprattutto distraggono quando si legge. Leggere e immergersi in un testo richiede concentrazione, no? Come quando si suona, si sente quando c'è un dialogo, insomma, no? Concertista, no? Quando in una sala da concerto c'è silenzio, riesce a entrare in dialogo con il pubblico. Suona in un altro modo che se si trova in un ambiente dove c'è distrazione, dove nessuno lo segue, dove non si stabilisce una comunicazione, no? E così quando leggendo devi entrare nello spirito di un testo, se ci si distrae non funziona più,
manca qualcosa, manca una luce. La fotografia si direbbe che manca la luce. E questo purtroppo è il limite di un qualcosa fatto in casa. Infatti mi piacerebbe fare una volta, come dire, l'esperienza di una registrazione in una sala di registrazione, insomma, registrare un piccolo libro in una sala di registrazione dove si possa avere anche in qualche modo un miglioramento della voce anche in entrata, insomma, non, insomma, dove ci fosse una qualità audio che possa essere dosata, misurata, insomma. Anche perché poi quando si va a pulire, poi il risultato di questa registrazione fatta in questo ambiente disturbato che porta dentro un sacco di inquinamento sonoro, si tagliano tantissime frequenze, insomma, no? E pur cercando di eliminare, quando si cerca di eliminare il rumore di fondo, taglia anche il rumore che non si vorrebbe tagliare, insomma. E quindi il risultato non è mai buono o perfetto qualitativamente, no? Ha sempre dei grandi limiti. E questi limiti, però, insomma, possono essere vissuti come un limite oggettivo, come una cosa brutta. Però, insomma, diciamo che in un lavoro artigianale si ammettono anche dei difetti, insomma, è anche il pregio di un lavoro artigianale, quello di non essere perfetto come un prodotto industriale, insomma. C'è una, chiamiamola una qualità, che è anche quella dell'umanità, del rapporto umano, del rapporto interpersonale che si può creare, insomma, no? Capire che si è tra persone con i limiti anche delle persone. E quindi fino adesso questo lavoro, però con questi limiti, diciamo così, che è successo che i video del mio canale sono, o le letture, sono lette prevalentemente da me. Ecco. Poi, negli ultimi tempi, ho anche cercato di portare dentro letture fatte da altri, libri completi per lo più, fatti da altri. E però in questo lavoro, a differenza di portali che sono dedicati agli audiolibri, non ho mai preso niente da YouTube e poi l'ho scaricato e ricaricato nel mio canale, insomma, no, cioè non ho mai oppure linkato in questo senso. Cioè, ho cercato, quando ho portato dentro letture altrui, di fare comunque un lavoro su queste cose, cioè se ho trovato dei file in rete, questi file ho cercato poi di rielaborarli, nel senso di tagliare molti inserti musicali, per quanto possibile pulirli di un sottofondo musicale, tagliare molte prefazioni, cioè di comprimerli e quindi di unirli, insomma, di fare di 30 file, di farne 3, non lo so, e quindi di renderli fruibili in un mezzo come quello di YouTube, per esempio, no? Dove si arriva direttamente all'essenza della lettura. Poi, se uno vuole andare a cercarsi altre cose, presentazioni, queste cose qua, poi va a cercarsele per conto suo, insomma. Qui ha direttamente la possibilità di accedere con una piccola operazione, con un click, direttamente alla lettura, senza perdere tempo, visto che il problema della rete è anche quello, no? Di avere rapidamente l'accessibilità e di arrivare subito sul punto dove si vuole arrivare. Tutto è il frutto di un lavoro e come tutti i lavori, soprattutto questi, richiedono molto tempo, molta applicazione, ore al giorno. Sono passati 7 anni da quando ho cominciato questo lavoro. Qualche commento mi ha detto che non ci sono altri canali concepiti in questo modo, cioè concepiti come un luogo sostanzialmente individuale, così forniti, che presentano un lavoro proprio, no?
ci sono canali di audiolibri che raccolgono link, eccetera, di autori o di lettori diversi, insomma, che linkano da altre pagine. Oppure ci sono dei lettori, insomma, di poesie, eccetera, però che non hanno organizzato un sistema di questo tipo. E ovviamente questo sistema, se si vuole farlo funzionare, insomma, perché altrimenti il problema, secondo me, è un po' di YouTube e anche di Facebook, magari più di Facebook che di YouTube, su queste cose, è che è tutto un fiume che scorre, per cui quello che è stato fatto prima non, si perde, no? C'è sempre l'ultima cosa che viene portata all'attenzione. Le cose precedenti o si vanno a cercare apposta oppure non vengono mai presentate. Diciamo che io non trovo neanche una funzione su YouTube che permetta di riorganizzare in maniera diversa i video, cioè di presentare, di riproporre il video precedente, insomma, un video per esempio fatto 2 anni fa, che magari 2 anni fa non è stato visto, che magari adesso potrebbe essere visto. Per fare questo bisogna cancellare il video precedente e ripostarlo un'altra volta. Adesso, diciamo, ho anche un vantaggio rispetto a prima, perché ho fatto un contratto con una connessione con la fibra. E questo permette di avere una velocità di caricamento impareggiabilmente maggiore. Prima per caricare un video ci volevano ore e ore, insomma. Adesso pochi minuti si carica un video anche di un certo peso, insomma. Quindi questa cosa è molto di vantaggio, insomma. Visto che stanno ormai passando tutti quanti alla fibra, insomma. E molti non sanno che farsene. Beh, a me questa cosa è utile almeno per questa attività. Ecco, allora pensavo che, per esempio, avere questo luogo, questo sito, insomma, no, di audiolibri, in cui voi potrete entrare come in una libreria, insomma, perché vedrete le copertine dei libri e cliccando su queste copertine potrete poi direttamente collegarvi alla lettura, troverete anche una piccola scheda del libro, possa essere una cosa utile, una cosa che sarà implementata continuamente, man mano che il tempo passa e man mano che verranno letti altri libri. Poi su questa cosa ci potrà essere anche un luogo dove scambiarci delle idee, dove per esempio, poter vedere delle iniziative che si possono fare, no? Sempre collegate a questo tipo di interesse, quello intorno ai libri, alla lettura, insomma, alla lettura di questi libri, insomma. E vediamo cosa succede. Per fare questo, ho chiesto un piccolo aiuto, insomma, no? Cioè, ho chiesto un aiuto perché è un lavoro complesso questo di fare questo sito. Una volta che ci sarà questo sito, liberamente qualcuno volesse contribuire, chi può, chi apprezza questo lavoro, insomma, chi sente che merita, diciamo, un riconoscimento, vorreste contribuire con una cosa minima, magari con 1 euro, non lo so, nel senso di poter compensare non tanto il mio, ho detto sempre che lo faccio e non mi rimangio questa cosa, insomma, no, della cultura che deve essere un bene gratuito, ma il lavoro di questa persona che mi sta aiutando con questo sito, che perde tempo, insomma, cioè che dedica tempo, ore di lavoro, il lavoro che deve essere pensato, organizzato. Se da questo punto di vista chi può, chi pensa che questa cosa meriti un riconoscimento, insomma, contribuire non so, con un caffè al mese, per esempio, no? 1 euro, al fine di sostenere le spese, soprattutto il lavoro di questa persona, insomma, no? Che poi
dovrà anche in qualche modo lavorare per rendere questo sito una cosa viva. E secondo me è importante perché il materiale ormai comincia ad esserci, ce n'è sempre di più, e quindi averlo presentato e utilizzabile in un certo modo e avere un luogo anche dove poter valutare appunto quello che ci può essere, perché iniziative ce ne possono essere tante, no? Ne ho già parlato forse, ma anche questa cosa, no? Di leggere dei brani antologici per gli insegnanti, per esempio, quindi di accettare delle proposte, visto che queste cose possono essere fatte da un giorno all'altro, no? L'insegnante che decide di, come dire, di lavorare su quel tipo di autore. E che ha in antologia quel brano, te lo manda a leggere e poi i ragazzini se lo possono anche ascoltare, no? A casa, per esempio. Quindi un qualcosa che possa essere dedicato agli insegnanti. Chi propone che ha un libro, un racconto, insomma, che gli piace ascoltar letto, potrebbe proporlo, insomma, no? Quindi ci sono queste cose che possono prevedere una partecipazione anche da parte vostra, no? Nel proporre, ripeto, i piccoli, gli autori, insomma, no? Gli esordienti, per i quali si possono fare delle letture e ai quali si può dedicare una pagina. E poi, man mano che possono arrivare delle proposte da parte vostra, è possibile poi adattare questo luogo, questo sito, insomma, agli sviluppi, succede sempre così, insomma, questo canale poi in realtà nel corso di questi 7 anni è andato modificandosi, adattandosi alle realtà nuove che si sono presentate di volta in volta. L'ultimo sforzo, l'ultimo lavoro che ho fatto e che vorrei presentarvi adesso, insomma, è stato la lettura della raccolta completa, sono 357, se ricordo bene, di tutte le favole di Esopo. Adesso verrà pubblicato in alcuni video, non troppi, insomma, mi pare siano 5-6, spezzoni di 50 e 50, per cui potrete trovare queste favole. Le prime 50, poi le seconde 50, le terze 50 e così via. E alla fine ci sarà la lettura integrale. Io ci ho ritrovato gran parte della mia infanzia, insomma, quelle favole che poi mi ricordavo, che ascoltavo, insomma, che poi hanno costituito, no? Quei ricordi che ci si porta dietro, ma anche quei mattoni della propria formazione, no? La volpe e l'uva, non lo so, il pastore che gridava lupo al lupo, poi tutti correvano, e poi quando c'era il lupo veramente non è corso nessuno. Tutte queste cose, alcune pensavo fossero dei brani così, insomma, no? Sussidiari, del libro di lettura, ma non le attribuivo ad Esopo. Invece ho scoperto che in Esopo c'è tantissimo, insomma, ci sono tante cose che non ci si aspettava neanche, insomma, no? Cioè, una visione del mondo, una visione dell'antichità, una visione dell'uomo che è molto interessante, insomma, e che tutto sommato ritorna buona anche adesso. Questo è l'ultimo lavoro che vi propongo. Per adesso ve ne accenno, insomma, a questo sito. Lo stiamo elaborando, abbiamo già messo nel sito parecchi video, ma prima di farlo uscire, insomma, prima di proporvelo all'attenzione, vorrei che fosse un attimo più completo. Purtroppo richiede tempo e lavoro. Quando uscirà, quando sarà pronto, vi chiederò se volete, al di là del contributo che sarà libero e sarà soltanto per chi può. Chi non può, non avrà nessun limite, nessuna cosa, insomma, no? Cioè, se chi può fare una donazione anche minima, sarà gradita.
Ma al di là di questo, invece, la donazione che potrete fare tutti e che non ha nessun costo, e che soprattutto ritengo sia un'opera anche di, almeno stando anche ai commenti che voi fate, sia un'opera meritevole e che guarda anche agli altri, non soltanto a voi che già conoscete questo canale, sia quella di diffondere questo link, insomma, di condividerlo attraverso Facebook, attraverso i social dove voi siete, insomma, no? Quindi mi farete cosa gradita se riuscirete a condividere il link di questo sito che potrebbe risultare utile anche a vostri amici, vostri conoscenti, insomma. Leggo spesso dai vostri commenti che molti si avvicinano per caso a questo canale, l'hanno scoperto per caso e poi, come dire, sono rimasti affezionati, con una parola, si sono fidelizzati, no? Ecco, allora questa casualità magari potrebbe essere incentivata, potrebbe essere meno casuale l'incontro se abbiamo uno strumento, questo strumento ci aiuta e questo strumento potete aiutarmi a diffonderlo, a farlo conoscere. E poi se potete anche aiutarmi a perfezionare di volta in volta questo strumento, in modo che sia effettivamente uno strumento. Io finché la salute regge e posso, cercherò di fare quello che sto facendo nel modo migliore possibile per me, date le mie capacità. Sono conscio, no, dei miei limiti, insomma, come lo so fare. È importante tener conto del feedback che si riceve. La gran parte dei vostri commenti è, come dire, mi incoraggia a continuare a fare questa cosa, insomma. È chiaro che se un domani 10 su 10 di voi mi diranno: guarda, datti all'ippica, mi darò all'ippica, non so, l'ippica forse è un po' tardi, ma insomma mi darò a qualcos'altro. Però finché 9 su 10 commenti, o forse anche di più, sono incoraggianti, poi insomma è chiaro che non si può, cioè, i gusti sono sempre relativi, non si può incontrare i gusti di tutti, nessuno riesce a farlo, e anzi sarebbe forse deleterio, insomma, questa cosa di incontrare i gusti di tutti. Insomma, è giusto che i gusti siano delle cose personali diverse, insomma, ma finché si incontrano i gusti dei più, insomma, e i più in qualche modo ti dicono che questa cosa che fai è una cosa che a loro è servita. O serve, insomma, allora questo è incoraggiante per andare avanti. A proposito dei gusti dei più, volevo dire, no, che a volte quando vado a vedere una recensione anche di un libro, no? Non so, ci sono certi siti, non so, anche su IBS o su altri siti dove i lettori, anche su Anobi, non so, dove i lettori danno il loro giudizio, no? Queste stelline da 1 a 5, insomma, no? A volte i libri più interessanti, almeno per conto mio, sono quelli che ricevono questi giudizi molto controversi, no? Si va dalle 5 stelline, libro meraviglioso, a una stellina, schifezza. Anche Filippo Rotti, insomma, no? Riceve di queste valutazioni, no? C'è quello che trova l'opera il capolavoro e c'è quello che la trova una schifezza. E proprio in questa diversità, proprio quei libri che hanno più dentro di sé questa capacità di produrre indignazione, schifo oppure esaltazione, no? Proprio lì magari sono gli spunti o i libri più interessanti, insomma, no? Perché
Perché quando si riesce a produrre un effetto che è quello o dell'accoglienza, dell'accettazione, e nello stesso tempo quello del rifiuto, vuol dire che si mette in campo qualcosa che non passa inosservato. Le cose che passano inosservate a volte non vengono neanche rifiutate, vengono semplicemente abbandonate. Ecco, allora, grazie. Sì, troverete anche una raccolta di commenti relativi al canale, insomma, non ai singoli video, ma insomma, un giudizio un po' su quei commenti che si sono rivolti più al canale, all'insieme, insomma, delle cose. Cercheremo di farlo come siamo. Anche quello lo facciamo artigianalmente, lo facciamo in due, insomma, no? Uno, ho detto che c'è questa persona che mi aiuta a realizzarlo, insomma, poi. Lo stiamo pensando insieme, quindi non sarà una cosa fatta da un grafico di professione, ma noi cerchiamo di farlo nel modo migliore possibile, pensando che possa essere appunto uno strumento che permette di tenere più sotto controllo, questa cosa che si va accumulando e se no rischia di accumularsi o di ammassarsi. Così, insomma, senza produrre benefici, non so, chiamiamoli come vogliamo, che potrebbe produrre, insomma, no? Gli effetti che potrebbe produrre, insomma. Cerchiamo di organizzare questo materiale in modo tale che possa essere più efficace possibile per coloro, ovviamente, che apprezzano questo materiale. Quindi, chi non apprezza poi, insomma, ha tanti altri luoghi dove rivolgersi, insomma, ognuno fa la sua parte, insomma, io cerco di fare la mia per quanto ci riesco, poi, insomma, non, ovviamente non ci sono solo i libri nel mio canale, no? Ma per arrivare anche alle altre cose bisogna anche poter avere uno strumento che si avvicini al canale, insomma, ecco, e questo potrebbe essere. Poi nel canale si possono anche trovare altre cose, sempre per chi può avere interesse per queste cose, insomma. Allora, grazie, e tanto grazie anche per esservi iscritti così numerosi e per continuare a seguire queste cose, insomma, che vi sto proponendo. Un abbraccio a tutti.